Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio della nostra serie di The Sims con il nostro Tino Ammazza e con adesso anche la nostra bellissima Lucia Sanna, signori. Allora, prima di partire il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram, signori, perché qui su YouTube abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti il più presto possibile, signori. Detto questo, siamo in un momento di pausa. Perché stavo giochicchiando un attimino e è iniziato il travaglio, signori. Ovvero la nostra bellissima Lucia Sanna sta per partorire, signori. La nostra bellissima Lucia Sanna sta per partorire. Quindi è in travaglio. Cosa si fa in questi casi? Lei c'ha sonno, perfetto, ma è in travaglio, iniziato da 3 ore. Zia, dovresti partorire. Come facciamo? Aspettate, devo un attimo capire. Metti in congedo per andare, prenditi un giorno di vacanza, compro una clinica, compro un ristorante, compro un negozio. No, dovremmo andare. Pianifica evento sociale, invita nell'otto, dovremmo fare una trasfusione, prendi una vacanza, viaggia. Dovremmo partorire. Io non so, non so come si faccia. Chiama per un servizio, cerca lavoro, lascia il lavoro, compra regali, compra un negozio. Ma siamo in travaglio. Sta per partorire, signori, c'è un discorso di base. La nostra tizia sta per partorire e io non so che cazzo dobbiamo fare. Puliamo casa. Così, nel dubbio, noi intanto puliamo casa. Da gravidanza in travaglio, per cercare di avere un figlio. È ora di andare. Dove cazzo non devo andare, signori? Aspettate, devo un attimino capire la situazione. Ci siamo, signori, ho trovato, bastava cliccare sulla tizia e dirgli di andare a partorire all'ospedale. Sì, e Tino ammazza, signori, il nostro Tino, ce l'andiamo all'ospedale con Tino, signori, lo abbiamo chiamato dal lavoro, il nostro Tino è corso velocemente in clinica per vedere nascere il suo primo figlio, no, veramente il suo quarto figlio, signori, perché lui già ne ha tre con altre tre tizie, che dettagli lasceremo, nel senso sono sempre i nostri figli, signori. Ma con calma, no, intanto, Cottino, signori, Cottino, Cottino. Ok, Tina è tornata a casa. La zia, parliamo con questa. Fatti registrare al banco reception. Dove sta andando? Dove sta andando? Già è partita, signori, è partita. Non ne vuole sapere niente. Tino, vieni qui. Vieni qui, Tino. Tu vai qui. Cura del paziente, no, cura, no, devi farti registrare, zia. Se non ti fai registrare, non ti possono dire niente. No, 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 perché sbagliavo, ero Cottino. No, niente, sta a fare tutto lei. Va bene così, Tino, vieni qui, Tino. Tino, è un momento importante, Tino. Tino, dove sta andando, Tino? Tino è partito per il bagno, ha avuto un callo di zuccheri, va bene. Ci siamo, signori, ci siamo, ci siamo. Sta per nascere, signori, attenzione, mamma mia, che cos'è quella cosa? Cosa cazzarola è successo? Non si sa, però va bene, dettagli. Tino, dovresti venire qui, Tino mio, finisci di fare quello che devi fare, vieni qui perché sta per nascere il tuo bimbo. Attenzione, il momento è teso, signori, il momento è teso. Congratulazioni, Lucia ha appena partorito una femminuccia, bisognerà darle un nome. Come cazzo la chiamiamo? No, il cognome non è la Sanna, non è Sanna, ma è Ammazza. Ammazza. E il nome la chiamiamo. Signori, la chiamiamo Tina. Da Tino non può nascere che Tina Ammazza. Per gli amici, Ammazza Tina. Va bene, signori, è nata Tina. È nata Tina, che cosa carina, dove sta? Ah, è qua? È qua Tina, che cosa carina, parla, coccola. Che problemi hai? Che problemi hai? Ci sta pensando lei, che cosa carina, signori, è nata la nostra bimba. Allora, riusciamo a ingaggiare un comportamento, che sì, cosa simpatica. È sparita la nostra bimba, bene, bene, bene. E torniamo tutti a casa, signori. Torniamo definitivamente tutti a casa, che diciamo che la situazione l'abbiamo ben che capita e adesso è un gran casino. E adesso è un gran casino, signori, perché due genitori e un bambino. Non lo so più gestire, non lo so più gestire. Aiuto, aiuto, aiuto.
Ok, signori, ci siamo. Ok, no, fermi tutti. La culla qui, anche no. La culla qui, anche no. Dobbiamo spostare un attimo la culla, signori. Mi fate spostare la culla? Porca. Ok, signori, abbiamo un attimino fatto delle modifiche. Allora, zia, nutriamo la piccola. Tino, tu devi mangiare. Bravissimo, lui già sa cosa fare. Prepara degli spaghetti. Bravissimo, bravo, bravo Tino. Bravo Tino, sa cosa fare. Ok, noi allora, brava, che brava la nostra Lucia. Che brava la nostra Lucia. Allora, Lucia le sta squillando il telefono. Grillo al bar c'è la notte degli orsi. Ma che se ne frega della notte degli orsi, signori? Allora, noi dobbiamo un attimino. Allora, io non so lavorare bene su questo discorso, quindi mettiamoci intanto in congedo parentale. Direi che questa è la cosa migliore, così la nostra bellissima bimba avrà l'affetto intanto dei suoi genitori. Ok, cambia pannolino sporco. Oh mio Dio. Vedo un attimino, e ora in congedo parentale per un giorno. Un giorno, un giorno, un giorno. Bene, un giorno, va bene così. Va bene così. Che altro gli possiamo fare? Parla, parla, parla. Oh, che cosa carina. Tu, allora, intanto capiamo anche Tina che prima Tina c'ha un po' di sonno. Riusciamo ad addormentarla? Dondola, culla, coccola, cambia pannolino, altre scelte, parla, fai diverse altre scelte. Fai vedere a, passa da te, chiama per un servizio babysitter. No, 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 va bene così. Va bene così, va bene così, signori. Allora, no, scusami. Attino è un pezzo di gnoccolone, signori. Si è creato la pasta da solo. Che momento romantico, che momento romantico. Sì, Matino doveva mangiare. Mangiati, non ci pensare. Tu vatti a fare una doccia, che hai appena partorito e secondo me una doccia ci sta. Fai una doccia. Fai una doccia, che secondo me è la cosa migliore da fare in queste situazioni. La bimba dorme? Sì, meno male, la bimba dorme. Tino, tu hai bisogno di dormire, ma attualmente non sarebbe la cosa migliore da fare. Io direi di esercitarti a preparare una bevanda che forse... No, non lei, mannaggia, Tino, deve esercitarsi a preparare una bevanda, così otteniamo la promozione, zio. Dai così. Lei invece, per ora, visto che è a casa, scrivi un libro di genere. Non andare a dormire, inizia a scrivere, zia. Niente, è andata a dormire, troppo tardi, troppo tardi. Ora si rialza perché deve scrivere il libro di genere. Ma porca miseria. Niente, vai a dormire, zia. Non ti crea nessun problema, vai a dormire, bravo. Tino, in tutto questo sta... Guardalo oramai com'è pratico di questa situazione. Ah no, raggiungi il livello carisma, non mi serve lui. Che stai a fare? Ah no, lui già ce l'ha il livello. Lei sta andando in bagno, signori, siamo confusi. Qualcuno spegne questo stereo che sta consumando luce inutilmente. Allora, stiamo calmi. Lui c'è per fare la situazione. Ok, e prepara una bevanda. Prepara la tua bevanda preferita. Facciamo così. Poi lei invece, che problemi c'ha? Vuole solamente dormire. Quindi direi che se ne può andare a dormire. Velocemente, veloce, rapido e indolore. Veloce, rapido e indolore. Ha distrutto tutte le bottiglie possibili e immaginabili. Bene, bene. Tino, in tutto questo, domani non lavora Tino, ma se non sbaglio, ora Tino cambia di età, no? Manca un giorno al suo cambio di età, quindi faremo il compleanno di Tino, signori. Faremo il compleanno di Tino. Detto questo, vai a dormire e ci pensiamo domani. E ci pensiamo domani. Sì, smetti di bere, la bambina dorme. Mi sa che abbiamo perso. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Allora, la bambina si è svegliata, ok? Quindi nutri col biberon e andiamo a cambiare il pannolino. Però qualcosa mi dice... No, mi hanno dato gli ordini sbagliati. Allora, stiamo calmi, signori. Stiamo decisamente calmi. Allora, facciamo una cosa. La bimba la spostiamo un attimino qui. Lo stereo lo rimettiamo qui. Così, perfetto. E la bimba la mettiamo qui. Ok, che non dovrebbe dar fastidio. Perfetto, ritorniamo alla vita normale. Tino si sta alzando bene. Allora, questa ora è contenta. Lei adesso è contenta, perfetto, anche se vorrebbe dormire. Allora, Tino si è andato a coricare, perfetto. Allora, la bambina la nutriamo al latta, bene.
e cambiamo il biberon e la coccoliamo e la culliamo, così può essere che si addormenta e siamo tutti più contenti. Dopodiché, zia, te ne vai a dormire. Allora, signori, calma e sangue freddo. Per ora sembra andare tutto tranquillo e se non sbaglio il nostro Tino può passare di età. Come cazzo lo si fa a farlo passare d'età? Giorni mancanti del cambio di età. Come faccio a farlo passare d'età? Forse se faccio così. Dove stanno andati? Ricordare, si può legare, prendere azioni, esercitare, cantare, fare giochi, azioni. No, se non sbaglio dobbiamo creare. No, ok. In forna. Vediamo. No, non è questo. Allora, cucina, vediamo qua, dovrebbe esserci la torta al cioccolato, torta bianca, bravo, bravo, Tino adesso farà la torta, la bella Lucia, che sta a fare la bella Lucia? La bella Lucia è tranquilla, va bene, quindi direi che appena finisci di mangiare puoi andare un attimino in bagno, che non sarebbe male come idea. Che non sarebbe male come idea, secondo me. Che problemi ha il nostro carissimo Tino, signori? È impazzito, è impazzito. La pazzia ha preso il sopravvento su di lui. Ah, guarda, guarda, guarda la maestria oramai del non saper fare nulla. Bene così, la bimba attualmente non dorme. Vabbè, a noi sta bene così, a noi sta bene così. A noi sta bene così, signori. Dobbiamo far passare di età il nostro Tino, signori. Farlo diventare. Che cazzo lo diventi, Tino? Tino mio, che cazzo la diventi? Diventi un adulto! Attenzione, attenzione. Momento importante. Gioca. No, non tu, ma tu. Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Deve posare la torta. Bravo, fermi così. Prendi un pezzo, aggiungi le candeline. Perché non mi fa aggiungere le candeline? Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. Aggiungiamo le candeline e facciamo passare d'età il bontino, signori. Vediamo. Sì, se magari rimetto play già sarebbe qualcosa di interessante. Ce l'abbiamo fatta, signori. Fermi tutti, abbiamo messo le candeline. Ora che cazzo la si fa? Assaggia la grassa, altre scelte, raccogli, rimane, festeggia. Festeggia, signori, facciamo una festa. Festeggiamo. Sì. Che cazzo l'hai fatto? Festeggia, soffia, esprime il desiderio, assaggia, rimuove le candeline, altre scelte. Ripulisci, metti nell'inventario, ma che soffia le candeline. Cioè, ma che compleanno triste, signori! Ma nessuno ha fatto niente! No, ti è passato di. Ma così, in maniera. No! Giorgio ha spedito un regalo a Tino. Tieni d'occhio alla posta, arriverà presto. Che cosa carina, la nostra bambina ci ha mandato un regalo. Anche Roberta ci ha mandato un regalo. Che cosa carina. Vecchiaia e saggezza. Fai che un zio passi d'età. Abbiamo completato un altro obiettivo. Va bene, a sto punto te l'avevo mangiato, no? Concedere in pacchetto per. No, dove sta andando? Se ne sta andando da un'altra parte. Bene, bene così. Tu dove stai andando, zia? Questa parte da sola. Ah, qui c'è un pupazzo di neve che abbiamo fatto con Lucia. È scappata via, signori. Così. Che cazzo la sta a fare? Cosa stai facendo? Spalla la neve. Vabbè, le piace così, signori. Va bene così. Allora, vediamo un attimino. Mettiamo un attimino i puntini su lei, sulle varie situazioni. Allora, lui è abbastanza tranquillo. Perfetto. E per la promozione siamo ispirati. Congratulazioni per il tuo nuovo arrivo in famiglia. Grazie. Festa invernale, ma chi se ne frega della festa invernale? Non ce ne frega assolutamente nulla. Allora, signori, noi il babè ce lo siamo goduto abbastanza, direi, no? Quindi, secondo me, potremmo anche un attimino farlo passare d'età, che non sarebbe male come cosa. Coccola, nutri, fai, versetti, dondola, altre scelte. Chiama, fai passare d'età, signori. Così la nostra famiglia cresce, la nostra famiglia cresce. Dopodiché, Sofia ha spedito un regalo. A Tina, tieni d'occhio alla posta, arriverà presto. Oh, Tina è passata d'età. Tina ammazza. Ok, dobbiamo scegliere la cosa. È viziata, curiosa. Curiosa, signore, la facciamo come curiosa. Sim è troppo giovane per avere un'aspirazione. Va bene, curiosa. Che carina la nostra Tina con i capelli rossi, signori. Che cosa simpatica.
Allora, aspettate un attimo, vediamo se sono arrivati i regali. No, ancora non è arrivato nessun regalo. Che cosa carina, signori, la famiglia cresce, la famiglia cresce. Che cosa simpatica. Allora, l'ultima cosa che volevo fare per chiudere questo video, signori, perché Tino ha la testa sulle spalle e questa è la... Se però te non la fai fare, rallegra, dobbiamo sposarci, signori. Sposiamoci. No, 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 romantico, bacio, altre scelte, fai fighi fighi ma non bacio, proponi le nozze, signori, proponi le nozze, signori, così la nostra famiglia cresce, signori, la nostra famiglia, Tina sta proponendo le nozze a Lucia, guardate che carina la piccola Tina, guardatela che carina la piccola Tina come va camminando, che cosa graziosa. Ok, gli abbiamo proposto le nozze, ora dovremmo sposarci, giusto? Altre scelte. Romantico. Cos'è successo? Scusatemi, signori. Altre scelte. Proponi le nozze, ma non ha voluto? Ha rifiutato la nostra proposta di nozze? La nostra proposta? No! Questa non me l'aspettavo, signori. Lucia ha rifiutato la nostra proposta di nozze. Questo non me l'aspettavo, signori. Con questo scandalo del decimo video, signori, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un domani con un nuovo appuntamento, signori. Vediamo un attimino cosa succederà domani. Bella raga, ciao!